Buonasera, nuovo appuntamento con le notizie sportive su Teletruria. Cominciamo da Mariotti, chi è l'allenatore pronto a guidare la squadra Amaranto in Serie D. Una cosa è certa, ha un carattere sanguigno che per certi aspetti ci ricorda un trainer che arrivava dall'Interland di Perugia. Vediamo. Nome Marco, cognome Mariotti, anni 60, professione allenatore, carriera divisa tra Serie D e Serie B. Trevigiano di nascita, ma romano di Roma, basta sentirlo parlare che si capisce da dove arrivi. Vanta lunghi trascorsi nel calcio, visto che per tanti anni è stato il secondo di Elio Gustinetti dopo la sua esperienza di Arezzo. Anzi, ad Arezzo ha pure lavorato con Luciano De Paola, ma il suo fu un passaggio brevissimo, visto che De Paola durò quanto lo spazio di un mattino. È un personaggio questo Mariotti, visto che in quarta serie ha avuto modo di lavorare con grande continuità, tra l'altro in piazze importanti come quella di Sassari, dove c'è una grande tradizione. Lunedì scorso ha lasciato il Carbonia, ultima squadra che ha diretto, con un comunicato che ha poi pubblicato sul suo profilo Facebook. È definito un offensivista, ama giocare con il trequartista. Dove è andato ha lasciato il segno. Per capire se sarà lui il nuovo trainer dell'Arezzo bisognerà ancora aspettare, ma tutti gli indizi portano proprio a Marco Mariotti. Che sia un personaggio lo comprendiamo anche da queste immagini, dove sono state frequenti le sue partecipazioni in una nota trasmissione radiofonica di Carbonia. Non resta che aspettare la sintonizzazione e capire se Mariotti sarà il nuovo DJ calcistico che l'Arezzo cerca. Ammonta a 7.500 € la somma ricavata nel corso della vendita del biglietto virtuale nella partita con il Ravenna. Orgoglio Amaranto ha ufficializzato le donazioni. Ricordate l'iniziativa del biglietto virtuale con il Ravenna? Ha avuto un grande successo al punto che poco meno di 4.000 sostenitori dell'Arezzo hanno risposto all'appello di Orgoglio Amaranto e dei gruppi organizzati della curva. L'incasso di 7.500 € ha permesso al sodalizio dei tifosi, che detiene l'1% delle quote societarie, di selezionare le donazioni. Ecco chi beneficerà dell'assegno, in questo caso non virtuale. Si inizia dalla Casa Pia Fossombroni, in realtà storica aretina che spesso ha partecipato anche ad iniziative del Cavallino. Per toccare la Caritas diocesana, l'associazione che è sulla frontiera per combattere le povertà. Ma i tifosi non si sono dimenticati dell'Aisla, proprio per onorare la memoria di Lauro Minghelli, il calciatore stroncato dalla SLA. Per passare alla Misericordia di Arezzo, una delle associazioni che è sulla frontiera nella lotta alla pandemia. Per chiudere con il progetto legato al circolo Oasi di Chiani, sodalizio che recentemente ha subito dei gravi danni per le attività che fa. La consegna verrà fatta unitamente alla società Amaranto nei prossimi giorni. Cambiamo argomento, l'esterno del Montevarchi non si nasconde davanti alle responsabilità della squadra dopo la conquista del primato. Sentiamo. Montevarchi adesso non ti puoi più nascondere, la conferma arriva anche da Luca Lischi, uno dei pezzi da 90 della squadra rossoblu da domenica scorsa, solo al comando del girone E della Serie D. Ormai che siamo in ballo, balliamo, come dico da 3-4 settimane a questa parte. Siamo lì, ci crediamo, continuiamo a inseguire questo sogno, ancora più convinti di domenica in domenica, appunto, di poterlo raggiungere. Senti, è un caso, ma forse la sosta forzata di qualche giorno in più vi ha un po' frenato nella partita con la Siena Lunghese. Peraltro una squadra che non poteva lasciare nulla al caso, considerando che era in lotta per la salvezza. Una squadra che non poteva lasciare nulla al caso e ce l'ha data a vedere, specialmente il primo tempo. Conosco qualche singolo di loro, soprattutto conosco anche il mister che mi ha allenato in eccellenza, che è una persona che non molla niente fino alla fine. Sapevamo che sarebbe stata dura e la sosta non è che ci ha portato grandi cose, semmai sono stati un po' aumentati i carichi di lavoro, siamo un po' partiti sulle gambe, però dopo, alla lunga, insomma, ci ha tratto beneficio. Senti, Lischi, c'è un grande entusiasmo a Montevarchi, sembra di rivivere il clima di 20 anni fa. Sì, c'è grandissimo entusiasmo. I tifosi, anche se non possono entrare, comunque circondano lo stadio, si fanno sentire in qualsiasi momento, sia durante la partita, sia durante la settimana,
c'è grandissimo entusiasmo in tutta la città, si respira proprio, e questa è una cosa che ci dà carica. E sabato avete un impegno non di poco conto, considerando che gli avversari moltiplicheranno le forze, giocano contro la capolista. Assolutamente sì, la Pianese è... Non ci dimentichiamo che è una squadra che inizialmente, in retrocessa dalla Lega Pro, stava per essere ripescata e quindi è partita tardi. Infatti ha avuto un po' di difficoltà all'inizio, ma poi sta venendo fuori. È una grande squadra con grande individualità e soprattutto abbiamo visto dal risultato di Trastevere, appunto, che non si fa intimorire, insomma, dalle squadre di alta classifica. Ora parliamo di atletica. Nel meeting di Arezzo arrivano indicazioni interessanti per l'atletica regionale. Meeting di atletica ad Arezzo con il presidente FIDAL della Toscana. Facciamo il punto del livello dell'atletica leggera nella nostra regione. L'atletica della nostra Toscana è una delle regioni di vertice, peraltro veniamo dalla scorsa settimana quando due atlete toscane, Irene Siragusa e Anna Bongiorni, hanno vinto con la nazionale italiana campionati mondiali di staffetta, e un altro nella 4% maschile, Marcelle Jacobs, ha iniziato e gareggia ancora per i campionati di società per la Virtus Lucca. Quindi una regione vincente, una regione con tanta partecipazione sia giovanile che assoluta. Abbiamo tante società che andranno nelle finali nazionali da oro, argento e bronzo, e questo è veramente un bell'anno sportivo, purtroppo in un anno contingentato che ci costringe a dividere le manifestazioni su più sede per limitare la partecipazione, perché dobbiamo mantenere le distanze, dobbiamo fare tutto il triage precedente all'ingresso. È un'ulteriore complicazione per gli organizzatori, ma l'atletica è uno sport vivo, individuale, si pratica all'aria aperta, quindi ci consente di poter fare manifestazioni belle come questa. Il successo sul Val di Sieve ha rotto un sortilegio che durava da un paio di mesi. In casa Synergy è tornato il sorriso. In casa Synergy c'è grande soddisfazione per il ritorno alla vittoria che mancava da quasi due mesi. La lotteria dei play-out è iniziata dunque nella maniera migliore, e anche la sconfitta di Montecatini aveva lasciato presagire che la squadra aveva recuperato la sua tranquillità. Naturalmente è importante anche il ritorno di Brandini. Che era due mesi quasi circa che non vincevamo, e quindi è stata una vittoria molto importante per questi due motivi qua: per il morale sicuramente, per la classifica, e anche per come abbiamo vinto, perché siamo partiti veramente male. Con i primi 15 minuti eravamo sotto di 23 punti, sembrava una partita già scritta dove Val di Sieve avrebbe vinto molto facilmente, e invece non è stata così. E ho fatto un applauso ai miei ragazzi, perché non era facile ribaltare questa situazione, però non hanno mai mollato, sono stati sempre concentrati, avevano una gran voglia di vincere la partita, e credo che alla fine i due punti siano anche meritati, ecco. Senti, tra l'altro avevate giocato anche una buona partita a Montecatini in un contesto decisamente diverso, però l'assenza di Brandini forse era stata decisiva. Sì, purtroppo sì. Mirko per noi è un giocatore troppo importante, e con Montecatini mancavano anche altri due ragazzi. Comunque anche con Val di Sieve è andato il loro apporto, perché sia Pietro Marchionni che Simone Ferrari anche sabato hanno fatto una buona partita. Chiaro che Mirko Brandini per noi è il giocatore più importante, più bravo tecnicamente, e anche sabato. LeBron James, sì. No, non esageriamo, però è molto importante. E con il basket chiudiamo questa edizione del nostro TG Sport. Grazie per averci seguito. A tutti voi un buon proseguimento su Teletruria.